Bene, siamo con Gianluca Pizzi, allenatore, capo allenatore di questa bellissima squadra della Pallacanestro Ebro di Milano. Raccontami un po' la tua esperienza in questi 3 anni di Serie C2. Allora, ho iniziato 3 anni fa come vice allenatore di Fregoni. Sì. È stata una bella esperienza, il presidente ha deciso di darmi l'opportunità di fare il capo allenatore e l'anno scorso abbiamo fatto una bellissima stagione, sì, conclusa con 24 vittorie su 30 partite. Fantastica. Classificati al terzo posto, abbiamo fatto il playoff contro la XXL Bergamo, un'ottima squadra, è stata una bellissima serie, decisa in gara 1 dopo un supplementare in casa loro, abbiamo vinto noi gara 2, in gara 3 loro ne avevano qualcosina in più, sicuramente il fattore campo nei playoff conta. Certo. E quindi è stata una bellissima stagione comunque l'anno scorso. Quest'anno abbiamo ringiovanito la rosa e Giovanni Verde, che era un giocatore, quest'anno è diventato il mio assistente, e abbiamo sostituito Matteo Riva con Fontana e abbiamo inserito dei giovani tipo Galati, Borroni c'è già era l'anno scorso, Monzani, Romito. Siamo una squadra che gioca di regola con 3-4 under, che basa molto sul proprio settore giovanile. Fontana è un nostro tesserato come Faini, e quindi diciamo il nostro sogno è quello di avere prima o poi una squadra che punti solamente sul vivaio, e questo sarebbe un sogno, ecco. Benissimo, hai visto anche questa sera l'Allianz Bank di Rovello esordiente in Serie C2, come l'hai vista, come ti sono sembrati i ragazzi di Rovello? Una squadra davvero intensa, la definizione esatta è intensa, è una squadra che gioca con gran ritmo, ha grandissimo timing tra i giocatori e ha anche un ottimo spazio in mezzo al campo, delle spaziature importanti. E non ultimo fa canestro. Quindi è difficile giocare contro di loro. Noi sicuramente oggi, fino alla fine del terzo quarto, dove abbiamo rimontato e sul tiro libero sbagliato sulla sirena da Fontana potevamo andare più uno, sicuramente abbiamo pagato un po' la fatica e queste settimane un po' travagliate, perché ci stiamo un po' allenando come dei girovaghi, perché abbiamo la palestra che è fuori uso, quindi siamo un po' in giro per Milano ad allenarci, però sicuramente grandissimo merito a Rovello, che ha meritato di vincere questa partita. Benissimo, siamo molto contenti, abbiamo visto veramente una bellissima partita, quindi il Basket Rovello ti ringrazia per essere venuto a trovarci. Grazie a voi, siete stati molto gentili. Poi ti rivedrai sulle frequenze di Piero da Saronno. Grazie, ci vediamo al ritorno, alla prossima, ciao.